Il 1995 è stato l'anno in cui Sony con PlayStation e Sega con Saturn hanno dato il via alla nuova generazione di macchine a 32 bit, più attese dai giocatori. La convivenza tra le due è proseguita con continui rilasci di titoli esclusivi anche sulle console superate. E così, nel periodo in cui molti giocatori abbandonavano le macchine a 16 bit per abbracciare quelle più recenti a 32, nel Super Nintendo, grazie alla divisione Consumer di Capcom, veniva rilasciato in esclusiva per questa console il terzo seguito ufficiale della famosa saga nata in sala giochi, Final Fight 3. Metro City è più viva che mai e gode ancora della serenità giunta dopo la sconfitta di Mad Gear. Ma come abbiamo imparato, elimini un cattivo e ne appare subito un altro. E una nuova gang criminale chiamata Skycross emerge dalle ceneri per dominare le strade di Metro City. Guy torna in città dopo il suo addestramento nelle arti marziali per ritrovare il suo amico Agar, che ancora una volta veste i panni del sindaco di Metro City. Il breve incontro tra loro viene bruscamente interrotto da una forte esplosione proveniente dal centro cittadino. Lucia, una detective dell'unità crimini speciali, irrompe nell'ufficio del sindaco, mettendolo al corrente che la città è sotto attacco. Così Agar appende ancora una volta al chiodo la sua camicia bianca, sfoderando muscoli e codino, chiedendo a Guy e a Lucia di spalleggiarlo per scendere ancora una volta in strada, quando vengono affiancati da Dean, un teppista che si offre di dare loro una mano per rintracciare il covo di Skycross. Non avendo altra scelta, Agar decide di fidarsi. Più avanti nel gioco scopriremo che Dean ha perso tutta la sua famiglia a causa del rifiuto di unirsi alla Skycross e che il tumulto scoppiato in città era solo un diversivo per liberare Mr. Black, il vero leader della banda. In questo nuovo capitolo Capcom aggiunge due nuovi personaggi giocabili e porta a 4 il roster di scelta, dove Agar cambia drasticamente dai vecchi Final Fight e abbandona la classica tenuta, preferendo dei pantaloncini corti e sfoggiando una lunga coda di cavallo, rimanendo però fedele al suo stile di combattimento come esperto lottatore di wrestling. Finalmente Guy ritorna nel gioco, dopo il capitolo a lui dedicato, nel classico kimono rosso, e grazie alle tecniche di ninjutsu rimane ancora una volta un lottatore molto equilibrato. Uno dei due personaggi nuovi di questo terzo capitolo è la detective Lucia, molto veloce nel piazzare i colpi, anche se meno potente rispetto agli altri lottatori, ma con una super mossa davvero molto impressionante. Nell'artbook ufficiale di Final Fight 3 vediamo Lucia che si allena in palestra con Chun-Li, Maki, sorella di Guy, e Ren, la sua fidanzata. Come Chun-Li, anche Lucia è una detective e usa persino alcune delle sue mosse distintive. Questi fatti suggeriscono che Lucia fosse una studentessa diretta di Chun-Li o che si sia ispirata direttamente a lei per il suo stile di combattimento. Ultimo personaggio a fare la sua apparizione nel gioco è Dean, combattente da strada molto equilibrato che usa l'elettricità come arma emessa dal suo stesso corpo. Questo particolare unico ha portato a pensare che potrebbe essere un cyborg sperimentale, ma Capcom non ha mai né confermato né smentito questa notizia. Un altro volto familiare che torna è Andor, che rimane fedele al suo ruolo di cattivo. L'azione in questo terzo seguito si sviluppa in 6 diversi quartieri di Metro City, come accadeva nel primo Final Fight, con l'aggiunta però di alcune biforcazioni che vi potranno far visitare parti di location diverse, allungando o diminuendo il percorso. Ed essendo attivabili da determinate scelte durante la partita, queste strade alternative aumentano la rigiocabilità e la varietà di livelli. E come siamo abituati, sono presenti anche 2 stage bonus, utilissimi per guadagnare un bel po' di punti extra. Nel primo dovrete fermare l'avanzata di un bulldozer su di un molo prima che il timer arrivi allo 0 o che vi abbia scaraventato nell'oceano. Mentre nel secondo dovrete colpire o schivare dei barili che cadranno dall'alto o arriveranno da terra, facendo attenzione a non prendere fuoco in quanto alcuni di essi si riveleranno esplosivi, con lo scopo di giungere alla fine nei pressi di un computer e distruggerlo. Tutto questo prima che il timer arrivi a 0. Come in Final Fight 2, il gioco può essere giocato da solo o con un secondo giocatore, insieme ad una nuova modalità di gioco aggiuntiva che consente ad un giocatore singolo di essere accompagnato da un partner controllato dalla CPU. Una caratteristica simile era già stata adottata 2 anni prima sempre da Capcom nella serie dedicata al wrestling Slam Master.
Il giocatore ha molte nuove abilità che non erano disponibili nei precedenti giochi di Final Fight. Il nostro personaggio ora può scattare in avanti ed eseguire un attacco rapido contemporaneamente, afferrare i nemici e girarli così da eseguire nuovi attacchi di presa e di lancio. Proprio come le super combo presenti in Super Street Fighter 2 Turbo, il lottatore ha una barra super che si riempie mentre siamo intenti a menare cazzotti a destra e a manca, e quando questo indicatore sarà pieno il giocatore avrà accesso ad una potente super mossa che consumerà l'intero indicatore, ma che sarà in grado di eliminare un singolo nemico istantaneamente o creare molto danno al boss di fine livello. Come nei precedenti giochi di Final Fight, anche qui troveremo lungo il percorso cibo per ripristinare il livello di salute, collezionabili per aumentare il nostro punteggio e armi. Queste ultime con una novità: se utilizzate da un personaggio specifico, per esempio Guy specializzato nell'uso di Nunchaku, sarà possibile effettuare una combinazione di nuove mosse ancora più potenti. Come avete intuito, in questo terzo capitolo Capcom ha deciso che era giunto il momento di rendere il gameplay un po' più piccante. Il risultato finale è stato qualcosa che avrebbe attirato i classici fan della serie oltre a nuovi. Visivamente Final Fight 3 è qualcosa di impressionante, soprattutto rispetto ai suoi predecessori. I fondali di vari livelli sono molto dettagliati e variegati, così anche per tutti e quattro i personaggi, disegnati e animati bene. Capcom ha sempre avuto talento per sapere fino a che punto estendere la serie, e questo Final Fight certamente non fa eccezione. La colonna sonora rock è stata a lungo un punto fermo della serie, e Final Fight 3 mantiene abbastanza bene la tradizione. Ci sono un sacco di brani ritmati per portare forza all'intensità di gioco, e anche gli effetti sonori non sono da meno. Sebbene Final Fight 3 non si reinventi completamente nel reparto di gioco, porta alcune nuove idee sul tavolo e aggiunge un'enfasi molto più forte sulla varietà di attacco. In effetti molti hanno descritto Final Fight 3 come un incrocio tra Final Fight 2 e Street Fighter 2, e stranamente questa valutazione non è troppo lontana dalla realtà. I controlli di gioco sono fluidi come non lo sono mai stati in questa serie, e nonostante qualche fastidioso rallentamento nella modalità a due giocatori, l'impatto generale è notevolmente all'altezza della sua reputazione, regalando ancora una volta un'altra intensa esperienza in Final Fight. Sicuramente alcune delle nuove aggiunte potrebbero non piacere ad alcuni giocatori, ma è difficile incolpare Capcom per aver cercato di riavvivare un po' le cose, cercando di creare un ulteriore livello di profondità. Quasi ogni stage ha percorsi multipli che portano a livelli e boss alternativi. Alcuni di questi sono addirittura nascosti. Ci sono anche più finali che tengono conto di alcuni fattori come l'impostazione della difficoltà, il percorso intrapreso e il lottatore scelto. Final Fight 3 è la degna conclusione di una delle serie nate in sala giochi più popolari dell'era 16-bit. Qualche anno dopo, nel 1999, Capcom decise di rispolverare il marchio, riportandolo nel mondo arcade con il nome di Final Fight Revenge, ma purtroppo lo trasforma così radicalmente tanto da renderlo un altro gioco. Final Fight Revenge! Come on, let's fight! Ready? Fight! Ma chiaramente questa è un'altra storia. Io vi ringrazio e vi do appuntamento ad un prossimo video, sempre qui a Mitico TV.